Buongiorno a tutti. Oggi proseguiamo il nostro lavoro sulla poesia andando a leggere qualche poesia insieme, qualche testo insieme. Vi prometto una piccola sorpresa verso la fine. Allora, la prima poesia che vi propongo è un testo di Gianni Rodari che conoscete molto bene e questo testo si chiama Alla formica. Lo leggiamo insieme. Alla formica di Gianni Rodari. Chiedo scusa alla favola antica. Se non mi piace l'avara formica. Io sto dalla parte della cicala, che il più bel canto non vende, regala. Allora, questa piccola, molto breve poesia di Gianni Rodari, che come potete vedere è brevissima ma è molto significativa, è abbastanza semplice da interpretare, perché noi conosciamo tutti la storia della cicala e della formica. Ovvero la formica che passava tutta l'estate a lavorare mentre la cicala se ne stava bella tranquilla su uno stelo d'erba a canticchiare. Alla fine la formica si ritrova con la dispensa piena durante l'inverno e la cicala non ha niente da mangiare e viene respinta dalla formica. E mi piace molto questa poesia perché Gianni Rodari, come vediamo, prende la parte della cicala e dice: vabbè, anche se la favola in realtà tende a farci prendere la parte della formica, io sto dalla parte della cicala, perché tutto sommato non è che proprio ha passato il tempo a non fare niente, era rimasta lì su uno stelo d'erba a cantare, ad alietare anche il lavoro della formica gratuitamente, quindi è un po' come un artista, no? Una cantante che alieta il lavoro degli altri e non vede giusto Gianni Rodari il trattamento così severo da parte della formica. Come vediamo, l'interpretazione di questo testo è abbastanza semplice, abbastanza diretta. Non è sempre così. A pagina 639 del vostro libro trovate una poesia che è altrettanto corta, ma è un pochettino più complessa da capire. La leggiamo insieme. Il successo è un'ape di Emily Dickinson. Il successo è un'ape. Ha un canto. Un pungiglione, dimenticavo le ali. Allora, vediamo subito che il primo verso è una chiara metafora, no? Il successo è un'ape. E questa metafora viene spiegata nel corso di questa brevissima poesia. Il successo ha un canto, quindi ha una vocazione, ha un valore dentro di sé, ha un pungiglione nel senso che è in grado di difendersi. Chi ha successo è una persona che è in grado di difendere se stessa, ma soprattutto ha le ali, nel senso che sa volare, nel senso che sa sognare. Il segreto del successo è proprio avere un po' la capacità di sognare e di pensare in grande. Questa, come vedete, è la mia interpretazione, quella che io do a questa poesia, ma non è mica l'unica interpretazione possibile, ognuno può dare la propria, e questo è il bello della poesia, che ogni persona può leggere un testo e vederci dentro qualcosa di diverso. Adesso vi faccio una domanda, ma secondo voi la musica può essere una poesia? Può essere considerata poesia? La risposta è certo. A volte all'interno delle canzoni possiamo trovare tutte le cose che abbiamo scoperto in queste settimane insieme. Possiamo trovare le rime, le figure retoriche, le strofe, ma soprattutto possiamo trovare delle parole e dei concetti che esprimono un'idea, uno stato d'animo, dei sentimenti che riguardano il cantante, anche il nostro cantante preferito. Facciamo un esempio. Questo testo qua, secondo me, molti di voi lo conoscono. È un testo abbastanza famoso di un cantante abbastanza famoso che sicuramente conoscerete, ovvero Ultimo. E vedete, in giallo ho evidenziato le anafore. Vedete? Portami, portami, portami. Questo continuo ripetere la parola portami che rafforza questo concetto. Portami a sentire le onde del mare. Portami vicino alle cose lontane, c'è un'assonanza, vedete? Non è una rima perfetta, ma è un'assonanza. In mezzo, vedete, ci sono due consonanze che ho evidenziato, tra rimpianto, vento e tra momento e rimpianto.
Ancora. Poi c'è un'allitterazione che tanto torneresti in qualsiasi momento. Vedete che scandisce il ritmo e lo velocizza molto. Il contenuto di questo testo è un contenuto un po' malinconico di questo cantante che è sempre un po' malinconico nelle sue canzoni. Ma ognuno di noi ci può trovare qualcosa in questa canzone. Questa, ad esempio, la riconoscete? È una canzone di Mahmood molto famosa perché aveva vinto Sanremo qualche anno fa, forse l'anno scorso addirittura. Quelle cose segnalate in azzurrino sono delle ripetizioni, ma non delle ripetizioni involontarie perché si è dimenticato perché non sapeva trovare i sinonimi o non sapeva usare i pronomi. Sono delle ripetizioni volute perché ribadiscono questo concetto fino a renderlo proprio vivo. Come va, come va, come va. Soldi, soldi. Sappiamo che il concetto di questa canzone è il fatto che è un po' una critica nei confronti di suo padre, con cui non va assolutamente d'accordo. E quindi è proprio una ripetizione voluta per rendere più chiaro questo concetto. Ho trovato anche un'allitterazione, per esempio, penso più veloce per capire. E poi se domani tu mi pregherai, è un'allitterazione che rende il ritmo più veloce. C'è un enjambement, tu dimmi se pensavi solo ai soldi, e vedete che la frase è tutta completa, ma il verso si interrompe a metà della frase. E quindi anche qui possiamo trovare un sacco di elementi delle poesie. La musica in fondo è un po' una poesia. Questa è una canzone di un altro cantante che ha partecipato a Sanremo, che sicuramente conoscete tutti, cioè Ricky. E su questa canzone non sono stato lì a fare analisi di tutto, ma vi ho evidenziato due cose. Intanto in grigio un ossimoro, restiamo distanti restandoci accanto, sono due cose completamente opposte. E poi ho analizzato i primi due versi della canzone e ho evidenziato che sono due settenari. Le luci si spengono, 7 sillabe. Poi anche il secondo è di 7 sillabe. E prima di vederlo insieme vi svelo una regola. Quando ci sono due vocali vicine in un verso, la sillaba è unica perché il suono è come se si fondesse. Infatti vedete, mentre il tempo sbiadisce, 7 sillabe, sono versi settenari. È una scelta che rende molto musicale il verso della canzone, in relazione chiaramente alla musica che ha scelto questo cantante, perché la poesia, le canzoni sono delle sorte di poesie che si uniscono per forza alla musica della base su cui si inseriscono. Ora tocca a voi. Allora, l'esercizio che vi propongo oggi, che dovete fare per la prossima settimana, è questo. Dovete scegliere una delle due seguenti poesie che vi propongo. Una è La prima pioggia, pagina 654, l'altra è Movimenti sull'acqua, pagina 664. Sono due poesie, ma ne potete scegliere una. E poi dovete scegliere il testo di una canzone che vi piace, va bene qualsiasi, potete scegliere la canzone che vi piace di più. Su entrambe dovete svolgere il medesimo lavoro, dovete leggere i testi e scrivere il vostro commento come ho fatto io nel corso di questa lezione. Dovete individuare la lunghezza dei versi, non necessariamente di tutti, scegliete una strofa, individuate i versi di questa strofa. Dovete individuare le strofe in cui è diviso, le rime, che tipo di rime ci sono, dovete spiegare secondo voi qual è il significato della poesia e della canzone ovviamente e qual è il senso di questo testo. Buon lavoro, a presto!